Servizio fatto con competenza e cuore e non tirato via col disinteresse del burocrate annoiato. E poi il bando alle chiacchiere, parole di bassa lega che inquinano luoghi che sono casa privilegiata di una parola ben più alta. Papa Francesco saluta con questi due pensieri i suoi più stretti collaboratori, in piedi, come suo costume, davanti ai porporati e ai presuli della Curia Romana, ricevuti sabato scorso per gli auguri di Natale. Il Papa esprime il suo grazie sincero a chi presta servizio negli uffici della Santa Sede ed elogia, dice, la cura, la diligenza e la creatività che animano generalmente il lavoro quotidiano. Ma neanche le sedi vaticane, osserva con realismo, sono immuni dal rischio di scarso impegno o da una certa aridità di modi. Quando non c'è professionalità, lentamente si scivola verso l'area della mediocrità. Le pratiche diventano rapporti di cliché e comunicazione senza lievito di vita, incapaci di generare orizzonti di grandezza. D'altra parte, quando l'atteggiamento non è di servizio alle chiese particolari e ai loro vescovi, allora cresce la struttura della curia come una pesante dogana burocratica, ispettrice e incitrice, che non permette l'azione dello Spirito Santo e la crescita del popolo di Dio. Dunque, professionalità e servizio sono indispensabili, ma soprattutto, chiede Papa Francesco, è indispensabile un terzo valore, la santità di vita. Santità, spiega, che si sostanzia di preghiera costante, umiltà profonda, carità fraterna nei rapporti con i colleghi, di un servizio pastorale discreto, fedele, portato avanti con zelo e a contatto diretto con il popolo di Dio. Ed aggiunge, santità nella curia significa anche obiezione di coscienza alle chiacchiere. Noi giustamente insistiamo molto sul valore dell'oggezione di coscienza, ma forse dobbiamo esercitarla anche per difenderci da una legge non scritta dei nostri ambienti, che purtroppo è quella delle chiacchiere. Allora, facciamo tutti obiezione di coscienza e badate che non voglio fare solo un discorso morale, perché le chiacchiere danneggiano la qualità delle persone, danneggiano la qualità del lavoro e dell'ambiente.